Non è ancora finita, mancano 4, anzi 3 e mezzo più recupero, ma in questo momento la Salernitana sta vincendo per 2-1 contro il Milan. Io l'ho detto, Pioli a questo punto arriverà a mangiare il panettone, mancano pochi giorni a Natale, però ragazzi c'è da dire che se il Milan e Pioli non vincono questa partita e per vincerla servono due gol, perché per me un pareggio a Salerno sta di fallimento comunque, per quanto mi riguarda, fosse un tifoso milanista. Una sconfitta, figuriamoci. Ancora peggio, secondo me, ragazzi, questo Milan ha qualcosa che non va, perché è un Milan troppo ad alternanza, no? Ti fa quelle prestazioni importanti, come tipo il PSG in Champions, oppure il 3-0 contro il Monza. E poi ragazzi, alla fine invece non con la Salernitana, vedete, in una partita che tu devi fare 3 punti, diventa un Milan strano, discontinuo, fatto un po' voi, cioè veramente ragazzi, qualcosa di pazzesco. Io penso che se tu non vinca se tu non fai 3 punti contro l'ultima in classifica, non puoi neanche meritarti di poterti chiamare terza antagonista, perché io poi mi ricordo molti tifosi del Milan nei vari video dopo il Monza. Ci siamo anche noi, siamo tornati di qua e di là. Ma ragazzi, con tutto rispetto, io fossi tifoso del Milan sarei incazzato nero questa sera. Tornati, ci siamo anche noi di cosa? Se poi alla fine a Salerno perdi 2-1. Perché noi dobbiamo essere sinceri. Se tu non fai il risultato a Salerno, dove vuoi andare? Cioè, devi comunque lottartela per il quarto posto, terzo posto. Ci siete anche voi per la Champions, sicuramente sì, ma per le zone più alte, se non fai i punti a Salerno, cioè oggi tu avevi un'occasione importante, perché se tu vinci sta partita vai a meno della Juve, della mia Juve, che poi domani comunque deve ancora scendere in campo a Frosinone, in un campo difficile dove la Juventus volendo può perdere dei punti. E quindi se tu non ci vai, a meno 2, perché ragazzi, fai una prestazione del genere e non va bene. Che poi Milan, primo tempo, qualche occasioncina l'ha avuta, per carità, però ecco, sì, Costil molto anche bravo, il portiere della Salernitana, assolutamente sì, perché sul tiro di Hernandez con la punizione blocca male, però poi rimedia. E sul gol del Milan non può farci nulla perché c'è Leao che mette questa palla dentro, poi c'è la deviazione di Pirola che nello spazzare spazza proprio sulla testa di Tomori che col tappino appoggia e trova il gol dell'1-0. Leao che si è messo, diciamo, con qualche giocata, ha provato a fare qualche tiro da lontano dove la palla esce fuori di poco. Il Milan qualcosina ha creato, però poi la Salernitana non è mai uscita dalla partita. Bradaric con quel cross per Dia, che con l'esterno poi la mette in porta e Maina fa una buona parata. Dia che è poi uscito per infortunio. Bennacer che spizza quella palla dentro di testa, dove appunto tra un po' si fa l'autorete e Maignan ci ha dovuto mettere una pezza anche in quella situazione. Poi nel calcio d'angolo Loftus-Cheek che non segue Fazio, e Fazio ragazzi stacco imperioso, stacco veramente imperioso su Loftus-Cheek, dove trova il gol dell'1-1 e tanta roba. Attenzione, qua c'è il gol di Jovic, 2-2, 2-2. Gol di Jovic, Loftus-Cheek allarga per Calabria, cross dentro, giro di testa, fa la torre per Jovic che col mancino la butta dentro. Ragazzi, Jovic continua ad avere questo periodo di forma importante. Jovic continua a segnare. Jovic continua a segnare. Però ragazzi, ripeto, non cambia, secondo me è un pareggio sa di fallimento. O il Milan vince questa sera, oppure non basta, cioè, perché il mio discorso non cambia. Contro l'ultima in classifica devi provare a fare i 3 punti, per quanto sei a Salerno, campo comunque ostico, devi tu che sei il Milan fare i 3 punti. Magari adesso mi smentirà il Milan e l'andranno anche a vincere, però al momento comunque 2-2, Jovic. E quindi ripeto, arriva il gol di Fazio che comunque ecco, trova il gol dell'1-1. Nel secondo tempo, ragazzi, esce Dia per infortunio. C'è da dire che poi la Salernitana fa gol su comunque, diciamo, non fallo. Tomori si fa male facendo un allungo. La Salernitana non butta il pallone fuori. Giustamente, se l'arbitro comunque non fischia, non ferma il gioco, loro hanno continuato a giocare. E ragazzi, Candreva trova un gol non bello, perché poi alla fine lì c'è l'errore di Magnan. Candreva tira,
E Magnan prende gol sul suo palo, la Parma se la butta in porta, quella è una paperetta di Magnan, strano da Magnan perché poi ne ha fatti di miracoli, e anche lo stesso, come posso dire, lo stesso Magnan che fa quella parata pazzesca su Mazzocchi, che la manda in calcio d'angolo, Magnan che comunque fa anche la parata su chi era, quello in scivolata, adesso non mi ricordo, nel primo tempo, che comunque anche lì c'è una pezza in spaccata, forse di Bradaric. Attenzione, tiro colpo di testa, parata di Costil, intanto il Milan sta attaccando per il 3-2 addirittura. Comunque alla fine, ragazzi, vedete, ci voleva poco, tra virgolette, cioè vedete che se il Milan vuole può far male, non c'è nulla qua, e quindi colpo di testa parato da Costil. E quindi Magnan tante volte ci ha messo una pezza stasera, anche la Salernitana ha avuto le sue occasioni, però ripeto, ecco, il Milan deve fare meglio. Tiro di qua di Quemese, parata da parte di Magnan, la blocca per terra. E cioè, non lo so, ragazzi. Comunque, emergenza totale da parte degli infortuni del Milan continua perché, ragazzi, prima ti esce fuori Kier, poi si spacca Tomori. Cioè, l'emergenza è veramente totale. È veramente totale l'emergenza. Qua il colpo di testa di Kier, intanto. Ah, di Calabria che poi fa la batta su Costil. Di Calabria, bravo qua, Costil di nuovo. E per il resto, ripeto, ragazzi, c'è poco da dire. Io penso che il Milan sia troppo discontinuo come squadra. Sicuramente i tanti, tanti infortuni non aiutano. Anche Reinders ha avuto un'occasione che dove però è stato bloccato da un difensore della Salernitana. Però, ecco, non lo so, ragazzi. Loftus-Cheek ha avuto anche un'occasione dove si accentra, tira, e anche lì Costil ha fatto una buona parata. Però è un Milan strano, cioè un Milan che non convince, cioè convince contro il Monza 3-0, scoppiettante di qua e di là, però poi, ripeto, non ci siamo. Attenzione perché qua Florenzi, qua si prendono, qua si prendono. Qua è una mezza rissa, non so cosa sta succedendo, è una mezza rissa qua, una mezza rissa. Qua, veste, rosso non so per chi, ragazzi, però... Un rosso è volato, ragazzi. Florenzi vuole andare per il pallone. Forse un collaboratore ha allontanato il pallone. Non so. È stato espulso Fiorillo, forse. Fiorillo è stato espulso, mi sembra. Boh, adesso Florenzi sembra che si stia chiarendo. Vabbè, è successo un po' un mezzo casino, ragazzi. Cioè. Fiorillo che spinge Florenzi. Vabbè, ragazzi. un po' di scenate. Stanno proprio prendendo tutto tranquillo. Vabbè, basta. È stato espulso Fiorillo. Ce l'hai presa con Florenzi. E quindi ripeto, adesso vai a meno. Potevi avere l'occasione di andare a meno 2. A meno 2 dalla Juve. E invece vai a meno 4 perché questo pareggio. O meno 4, però ragazzi, ripeto, secondo me il Milan, non lo so, sì, gli infortuni, tutto quello che volete, però non troppo discontinua come squadra, troppo discontinua. Io forse in Pioli inizierei a buttarlo più spesso anche dall'inizio, Jovic, se segna così tanto. Comunque, voi cosa ne pensate? Io fossi Pioli inizierei veramente a buttarlo più nella mischia perché è in un periodo di forma abbastanza importante, Jovic, continua a segnare, quindi sì. Giroud ha fatto un assist, c'è sempre il suo zampino, però fa fatica da solo lì davanti. Leao adesso un tiro da fuori area, anche lui purtroppo non è preciso nei tiri, cioè è molto forte negli strappi, negli assist, ma quando poi si parla di concludere in porta, anche Leao la porta non la vede spesso. Niente, ragazzi, io direi che vi do finire qua. Quindi se vi piace un bel like, finita la partita adesso, 2-2 ragazzi, 2-2. Diciamo che comunque è un passo falso da parte dei rossoneri. Like, commenta e iscrivetevi al canale. Qui da me che è tutto, bello.